tutta una risaia, cioè loro sono più vicini a Vercelli da tutti i punti di vista rispetto a Tronzi. E per loro, sai, portare andare un po' via è più scomodo che non andare via. Perché certo. Allora? Perché c'è un confine immaginario certo. Inutile, non esiste. Sì, ma su quello precedente anche il fatto di immaginare la ridefinizione dei. Non è che ci stanno aspettando là. Una riforma dell'organizzazione geografica dello Stato. Con le aree vaste. Dobbiamo farla noi la rivoluzione. Bravo. Cioè, su questo forse aprirete un tavolo interistituzionale per dire ragioniamo prima di come immaginiamo i nostri territori e anche l'organizzazione poi dello Stato avere un'interlocuzione un po' alta, perché questo ci consente di evitare di subire strattonamenti continui, no? Non pretendo di essere un Stato fiscale 120 ogni punto percentuale per me vuol dire 2 miliardi 8 miliardi, io ho un bilancio di 23 miliardi, 8 miliardi è tutta l'IRAP pagata dalle imprese lombarde, io posso dire mantenendo i servizi di prima cancello l'IRAP alle imprese lombarde, tutti i ticket pagati dai lombardi sono 500 milioni, cioè 8 miliardi per avere la stessa condizione in cui è l'Emilia Romagna, non la Sicilia, che cavolo. Tu Presidente eri presente martedì diretti in realtà l'abbiamo messa a lui prima, non la toglie. Ha detto che toglie anche ciao. Siamo? Ciao. Cremona perché da Lombardo è una delle nostre province ed è una provincia manifatturiera di anche tenendo conto del ciclo agroalimentare di assoluta rilevanza nel nostro paese, quindi mi sembra giusto essere qua. Sulla base dei dati e le stime del governo che riguardano il PIL e anche su quelle dell'INPS riguardo la cassa integrazione, ecco, quelle relative ad agosto, si può parlare secondo lei di qualche segnale di ripresa per la nostra economia, parlando un po' più in generale? Sicuramente ci sono dei segnali di ripresa. Il fatto stesso che già nei primi due trimestri di quest'anno il PIL sia diventato positivo e abbia una piccola crescita è un segnale positivo di un cambiamento di tendenza, specialmente se ricordiamo che veniamo da 13 semestri di trimestri di negativi. L'abbiamo voluto fare all'interno di un'azienda perché l'occasione di 70 anni della nostra associazione, tra l'altro 70 anni anche dell'azienda che ci ospita, sono un momento sicuramente importante. Quindi i lavori saranno importanti e soprattutto sarà importante anche il momento che avremo alla fine, il momento che abbiamo dedicato a quelle 22 aziende che sono iscritte all'associazione industriale. Io insieme a tutta la mia famiglia, insieme a Mauro Gabriele Cremonese, abbiamo deciso di entrare in un'organizzazione come questa. L'ingresso, l'introduzione è stata l'introduzione di Pelle. Tutti quanti ci consigliavano grande Cremona, aveva contribuito a far grande l'Italia in giro per il mondo, ma si trovava in un grande passaggio di crisi, come crisi identica. Nel 2009 qualcuno ha suonato il campanello e io, la mia famiglia, abbiamo dovuto prendere delle decisioni. Qualcuno direttamente interessato doveva intervenire. Quindi io... Saremo gli ultimi ad uscire, l'avevamo detto a 250 famiglie, non era facile. Quindi la paura di quello che era la paura del domani era una paura vera. Io qua sono arrivato alla fine del 2009. Sono arrivato solo, col supporto della mia famiglia, che è stata importante, col supporto di Mauro Guarneri, che è stato altrettanto importante, però mi sono dovuto allineare a una comunità che per me era nuova, sono entrato in una famiglia che era nuova, non ci conosco. Creare nuovi prodotti, ma soprattutto cercare di dare il meglio di noi stessi. Se miglioriamo,
se possiamo crescere, se siamo messi in condizioni di investire, c'è un paese che prospera e che cambia con noi. Dunque, voglio ringraziare i nostri ospiti per aver accolto l'invito. Grazie per la sua presenza, Presidente Maroni. Lei oggi guida una regione che per caratteristiche, peso e ruolo è senza dubbio un esempio virtuoso di un territorio che sa e vuole opporsi alla crisi e può risvegliare l'entusiasmo alla crescita. Grazie caro Giorgio, ti ringrazio personalmente da nome degli imprenditori cremonesi per la non facile compito di Presidente degli Industriali Italiani. In questi anni complessi, non solo per gli eventi economici, ma anche per le difficoltà all'interno del nostro paese. Vorrei ricordare che secondo me probabilmente ha inciso su questo sicuramente l'Expo, perché Expo è una storia di successo. Io ci ho creduto ancora prima di acquisire la candidatura per Milano, ma devo dire che devo confermare che è una storia di successo. Quelli che ieri hanno fatto 4 ore e mezzo di coda per entrare al Padiglione d'Italia sono una prova tangibile. Eccetera, mi ha fatto molto piacere anche di vedere che le nostre associazioni industriali in giro per il territorio. Oggi c'è la giunta di Verona, si è riunita ad Expo, ecco, quindi abbiamo stimolato sicuramente un'attenzione molto forte da parte del nostro sistema associativo. Poi le chiederò anche come vede il dopo Expo, il futuro anche di quell'area, che mi interessa capire anche Maroni cosa ne pensa, però le faccio un'ultima battuta prima di venire al Presidente della Regione, che riguarda proprio quello che verrà deciso in queste ore, in questi giorni, in termini di legge di stabilità. Abbiamo per il momento informazioni parziali. Noi come Confindustria abbiamo elaborato un documento di proposte che abbiamo inoltrato al governo, al primo ministro, laddove concentriamo l'attenzione su tutta una serie di cose che noi riteniamo debbano favorire la ripresa. Che fosse una persona con verità, sicuramente però mi è piaciuto anche che lui si è ritornato negli Stati Uniti, così anche un pochettino scoraggiato. Invece io credo che la spending review sia fondamentale, perché una riduzione di tasse che noi assolutamente, evidentemente, crediamo moltissimo, sarà possibile soltanto se ci sarà una fonte di riferimento dei fondi. Sì, però bisogna vedere come si fa. Se si tagliano le regioni virtuose, se si usano parametri come quelli dovete ridurre del 20% il personale che avevate 3 anni fa, io che ho 3.000 dipendenti per governare una regione di 10 milioni di abitanti, non posso sostituire neanche quelli che vanno in pensione negli ospedali. La regione Sicilia, con metà degli abitanti, che ha 30.000 dipendenti, può fare quello che vuole. Non è questo il modo per ridurre la spesa pubblica.